Esistono vie facili ed altre più difficili, ma alla fine conta solo la via che tu vuoi percorrere. È un'impresa, è una sfida che ho in mente da tantissimo tempo, mi appassiona. Il fatto di pensare di correre sulle creste a 2000 metri, che sei te stesso assolutamente dentro nella montagna, non puoi avere distrazioni di altro tipo, quindi la tua mente è concentrata solo su quello che stai facendo nel momento presente, è un po' una sorta di yoga, se vogliamo dire. Devi un attimino impegnarti nel trovare la via più bella, sicura, che ti dia emozioni anche, chiaramente, perché alla fine quando fai un giro di questo tipo, se non hai qualcosa che ti spinge ad andare avanti, diventa noioso. Sono emozioni da provare, si possono capire solo se si è là, è difficile portarle a valle. Il mio rapporto con Giulio è più che un rapporto d'amicizia, quasi un rapporto di fratellanza. Infatti mi ha visto nascere e mi ha cresciuto come fosse il mio secondo fratello. Beh, un giorno ricevo una telefonata, Giulio mi chiama e mi dice: ascolta, ho in mente di fare il giro delle creste della Valstrona, ci sei? E come sempre non ci ho pensato un secondo e ho detto sì, ci sono. La parola fondamentale, penso, di questa esperienza è stata condivisione, perché in quasi 13 ore di cammino ci sono tante cose che devi condividere, dai pensieri alle preoccupazioni alla gioia di raggiungere ogni vetta, perché fare un giro in cresta come questo ti porta a percorrere una vetta dopo l'altra, quelle che vedi all'orizzonte, e ogni volta avevamo la gioia di raggiungere e toccare con mano il cartello della cima e proseguire verso la successiva. È nato tutto attraverso una telefonata. Ci stavamo raccontando un po' del più del meno in quali progetti avevamo in mente di fare quest'estate, dato che le gare erano state annullate, e caso vuole che entrambi volessimo appunto fare questo giro delle creste della Valstrona, e quindi da lì abbiamo iniziato a pianificare bene, perché ci sono dei tratti abbastanza impegnativi, dei tratti dove bisogna arrampicare, usare tutti e quattro gli arti in modo studiato. Ci sono diversi punti che sono attrezzati con delle catene, e dove non ci sono le catene bisogna comunque aggrapparsi bene alle maniglie, alle rocce naturali che si trovano sul tragitto, per superare alcuni ostacoli, alcune creste. A volte è capitato di superare un chilometro anche in 27 minuti. Si esula un po' anche dal mondo della corsa in alcuni momenti, un giro così. Questo è una delle cose che mi stimola di più. Poi anche di sicuro i colori, il verde, il bianco della neve. È come se aprissero il palcoscenico su un teatro.
quello che spinge me, ma tutti gli altri che amano questa disciplina, è il fatto di tornare a casa arricchiti anziché stanchi e basta. È qualcosa che matura giorno per giorno con gli allenamenti e la fatica che si fa, perché non possiamo negarlo. Se la felicità è vera solo se condivisa, il condividere queste vette è stato sicuramente un attimo di estrema felicità. Altenberg. Un fiore per Marche. Per il Marche. Ciao Marche. Abbiamo voluto fare un ricordo ad Andrea, una cosa un po' simbolica, perché noi sappiamo che l'abbiamo portato dietro, ma le abbiamo lasciato un fiore al capezzone, che è la vetta più alta della Valstrona, è un po' la montagna simbolo del Giro delle Creste, e poi un fiore al lago, che è comunque il lago di Omegna, la sua città, e l'inizio è la parte più alta, un po' un gesto così. When she blows on the waves, constantly subject to change.